Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi è giornata video, quindi se mi vedrete sono sempre io, sì, sono sempre così. È semplicemente per questo. Detto ciò, possiamo passare al video di oggi, che conterrà un sacco di novità che non ho capito se sono già in negozio oppure dovranno uscire da settembre da Sephora. Probabilmente è più la seconda opzione. Comunque, non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Vi giuro, appena ho aperto questo pacco volevo piangere, perché sapete quanto è bello, quanto è importante, quanto mi piace il make up in generale, i prodotti, scoprire nuove cose, quindi questo racchiude tutto ciò. Prima di tutto mettiamo le mani avanti, ringraziamo Sephora Italia sia per l'occasione che mi ha dato di conoscere Anastasia Beverly Hills, e ho girato il vlog quel giorno, quindi se ve lo siete perso ve lo lascio linkato nella scheda info, per avermi invitata al press day dove si svolgeva l'intervista, dove c'erano questi nuovi prodotti, vari lanci eccetera, e per questo pacco immenso. Un grazie teoricamente non basta, ma è quello che posso. Allora, il pacco è questo, è gigantermo ed è pieno di roba. Io ho visto la maggior parte delle cose, ma sicuramente qualcosa me lo sono perso. Quindi adesso li vediamo una per una e scopriamo insieme tutto. Quanto siete pronti? Oddio, sembrava un po' il video quello di Aida, quello vieni vieni tu vuoi godere. Comunque, qui abbiamo la cartolina che io adoro alla follia. Poi io direi di dividere queste cose in beauty, skincare e makeup. Quindi iniziamo con le cose della skincare. A parte che mi servivano da morire, ma ci sono dei prodotti pazzeschi. Primo che prendo, perché vado molto a caso, cioè quello che pesco vi faccio vedere, è di questo marchio che io non conoscevo e non so neanche pronunciare, quindi faccio prima a farvelo leggere. E mi hanno mandato questa Magic Black Powder Massage Peeling Gel, ed è un tutto dire. Sintetizzato, qua dice esfoliante pore cleansing ed è una barriera idratante. Praticamente fa tutto. Allora, si presenta così, quindi suppongo sia una cosa liquidina. Un gel, tra l'altro profuma tantissimo, poi la proveremo. Però devo andare più veloce perché sennò qua non finiamo più. Altro prodotto, questa volta è di un marchio che conosco ed è la Dr. Jart. Ho sentito parlare benissimo di questo marchio, soprattutto le maschere. E questa qua invece è una crema idratante. Ed è appunto una crema per pelle secca ed ha un'efficacia a lungo termine. Questo è come si presenta il prodottino e suppongo, visto che è idratante, che sia super mega iper pastosa. Infatti è tipo una cera, non so se riuscite a capire. Poi abbiamo un po' di maschere, la prima è della Boscia, che ci sono anche altri prodottini di questo marchio, ho già avuto modo di provarlo, mi piace da morire. E questa è la linea al carbone ed è purificante per i pori, insomma classiche funzioni del carbone nero, e non vedo l'ora di provare perché questa è una maschera di tessuto a quanto sento. Poi queste invece sono due maschere della Tony Moly. Queste non le ho mai provate, ma ho sempre voluto perché hanno questo pack che è super. Dovrebbero essere due maschere di tessuto. Questa è la maschera alla cerola, non chiedetemi che cos'è, comunque ha una funzione di rivitalizzazione della pelle, mentre questa è per i pori, quindi anche questo è al carbone. Continuo con i prodotti Boscia, abbiamo questi due. La linea che mi hanno inviato è sempre al carbone. Questo è un altro esfoliante peeling gel, molto probabilmente lo farò utilizzare a mia sorella perché ha un po' di bollicine, un po' di fastidio sul viso, quindi magari questo riesce ad asciugare. Vedete com'è pratico, è fatto così. Questo, raga, è un prodotto secondo me rivoluzionario. Probabilmente se da settembre fossi andata da Sephora l'avrei comprato, perché io ho una bella pelle fondamentalmente, non ho questi grandi problemi di brufolini eccetera, però ci sono quei periodi in cui escono e questo è fatto apposta per questi periodi. Infatti, come leggete, si chiama Spot Corrector ed è un prodotto che messo sul brufolino dovrebbe andarlo a seccare. È completamente liquido, non so se si riesce a notare, e sono entusiasta, vi giuro lo voglio utilizzare subito se fosse che non ho grandi problemi al momento, ma lo useremo sicuramente. Continuando, abbiamo questo che è un prodotto della Pixi. Non è il primo prodotto che provo di questo marchio, ma sicuramente è il primo spray. Questo è uno spray a base di vari oli che va a nutrire, idratare e proteggere la pelle e dà questo effetto glowy. Quindi d'estate non è che ci serva molto, almeno su di me che mi lucido così. Però è
un prodotto interessante, soprattutto appunto perché ha la pelle secca. Poi, questo prodotto qui è di un marchio di cui ho sentito parlare molto spesso. Voi logicamente nei commenti fatemi sapere se avete mai provato prodotti di questi marchi che vi mostro, come vi siete trovati, eccetera. Io questo l'avevo sentito ma non l'ho mai provato. Si chiama Youth to the People, eccolo qua. Il prodotto in questione è questo. Funzione idratante, olio illuminante. E questo è fatto proprio a contagocce. Molto ma molto probabilmente questi prodotti, o almeno alcuni, li darò a una mia amica che ha la pelle super secca, così li facciamo testare bene, perché su di me non avrebbe senso, e ci faremo dare dei feedback. Altro prodotto è di questo marchio che si chiama Frank Body. Guardate che carina la confezione un po' olografica. E questo è uno scrub. Credo sia soltanto tanto corpo, comunque appunto uno scrub illuminante per l'estate, e addirittura qua dietro c'è scritto scrub corpo glitter. Altro prodottino, altro scrub, questo però è per il viso e mi ha incuriosito tantissimo perché è con il miele e la mostarda, sono due cose che io amo, e questo è il prodotto in questione. Il marchio è Skin Food e sono super 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 curiosa. Questo probabilmente lo farò stasera perché è una di quelle cose che troppo adoro. Wow raga, c'è proprio i semini di mostarda, sentite che odore, cioè non potete sentirlo, però guardate che meraviglia. No vabbè. Ultimo prodottino che fa da tramite tra la skincare e il beauty è questo scrub per le labbra, sempre del brand di prima, Frank Body. Lip scrub alla ciliegia. Io vado pazza per lip scrub perché ho le labbra secchissime, quindi figuratevi, uno in più fa sempre comodo. Ma guardate che carina la confezione. A parte che è super pratica perché guardate quanto è sottile. Poi una volta aperto è fatto così. Ed ora passiamo alla vostra parte preferita, perché so che siete amanti di queste cose, cioè makeup, makeup e makeup, e qui ne abbiamo a valanghe. Inizio con la cosetta più piccola, andiamo in ordine di grandezza, ci state? Matita di Makeup Forever, questa è la Artist Color Pencil, in questo colore bellissimo tra l'altro che è viola, il colore è la Versatile Violet. Poi abbiamo questo che è un prodotto nuovo, il Super Brow 24 ore di Kat Von D. Per questo ho lanciato un urletto perché lo volevo già provare. Il colore tra l'altro che mi hanno inviato è anche abbastanza simile al mio perché è taupe, quindi in qualche modo dovrei riuscire ad utilizzarlo. Sono rimasta incantata dal tappo, dal pack, guardate quanto è regale, proprio bello. Il colore all'interno è questo, molto curiosa di provarlo, magari lo testiamo anche insieme. Poi abbiamo questa che mi sono scordata di farvi vedere prima perché probabilmente fa anche parte della skincare, che è un acqua micellare spray. Io vado pazza per queste cose d'estate perché sono super rinfrescanti. Questo è del marchio Face D e lo utilizzo infatti sia come acqua rinfrescante sia come fissante trucco o per togliere l'effetto polveroso dal makeup. Vi posso assicurare è fantastico. Allora, da qui in poi non so che cosa accaparrare perché è tutto uno più bello dell'altro. Prendo questo, che è il primo prodotto che provo del marchio Farsali. Un illuminante tipo in crema. Il colore si chiama Glazed. Questo è uno dei prodotti che prima non avevo beccato. Si chiama Jelly Beam. Guardate il prodotto come si presenta da sotto. È questo. Oh mio Dio. No vabbè, questo merita uno swatch in diretta. No vabbè, pensatelo qua sulle gambe. Lo vedete la luminosità? Che poi ne basta pochissimo, io ne ho preso pure troppo. Poi abbiamo questo prodottino di Makeup Forever, che è un fondotinta Matte Velvet Skin. Questo purtroppo lo dovrò regalare a qualcuno perché l'avevo swatchato prima e come vedete per me è troppo scuro. È il colore Y3 e 15, e questo è il prodottino in sé. Poi abbiamo questo che è un prodotto di Becca. Questo è un Glow Gloss. Io che sto andando pazza per i gloss ultimamente, questo è la morte. Questo è il nome della colorazione, penso si legga Citrine. E guardate questo, raga, ciaone. D'estate questo colore fa furore. Anche questo merita uno swatch. Oh mio Dio. Base dorata per le scienze viola. Ciao. Poi qui abbiamo un altro prodotto di Becca, quindi continuiamo con questo. Questa è una cipria idratante. In che senso? Però adesso la vediamo. Allora, il pack è sempre molto carino, basico, specchiato. E questo è il prodotto. Oh mio Dio, è super vellutata. Ora capisco il termine idratante. Questa è una cosa fighissima.
bruttissima. Perché quando l'ho passata sul corpo, sulla pelle, mi ha dato una sensazione come di bagnato. Sensazione di freschezza. Come se vi passate un ghiacciolo. Questa cosa è strana. È da rivedere, ma è strana. Poi abbiamo questo prodottino di Anastasia che si aggiunge ai restanti prodotti. E questo è un powder bronzer. Io non utilizzo il bronzer perché, lo sapete, non mi abbronzo. Questo farà comodo sicuramente per qualcosa. Il colore è Shadow, questo qui. Il prodotto si presenta in questo modo. Vedete com'è bella calda. Dentro ci sono 10 grammi, sembra tantissimo. Poi abbiamo questo di Marc Jacobs. Anche questo, prima volta che provo questo marchio. Ed è un'altra setting powder al cocco. A parte il pack che mi rimanda un po' al cocco, però molto lineare, molto pulito. Questa è la cipria. Adesso facciamo in diretta la prova se sa di cocco. Oh mio Dio. Allora, non è una cipria traslucida, però non è neanche scura. Sa di buonissimo, sa proprio d'estate. Dopo 7 anni che sto in questo campo, ancora mi stupisco. Qui sono rimaste tutte big things, tutte cose enormi, tutte cose strabelle. Allora, prima vi faccio vedere questa, che è un profumo. Io non conoscevo questo marchio e si chiama così. Questo profumo è al Thick Milk, Cedarwood and Vanilla. Il pack è una cosa pazzesca, sembra un mini monumento, ma il profumo in sé è buonissimo. Io l'ho spruzzato circa 2-3 ore fa quando mi è arrivato il pacco e ancora ce l'ho, sento ancora persistente. E sul mio tipo di pelle, se vi ricordate, ve lo dissi un po' di tempo fa, i profumi di solito non tengono. Quindi non so se è perché è una novità che la sento così tanto o se effettivamente dura. Anche di questo vi farò sapere. Voi fatemi sapere se invece conoscevate questo marchio. Poi passiamo a questo pacchettino di Zoeva, che contiene 2 cose della nuova collezione. E la nuova collezione si chiama Screen Queen, e non Scream Queen, ma penso sia un riferimento palese. Abbiamo questa palettina, che sono 3 illuminanti. Mi piace perché è un set abbastanza vario. Li sbocciamo un attimo insieme, anche perché io i prodotti Zoeva non li ho mai provati. Eccoli qua. Devo dire che per i miei standard sono un pochino troppo naturali, ma se vi piace il genere magari. Poi sempre della stessa linea c'è la palettina occhi. Invece questi mi piacciono tantissimo i colori. Guardate che bella. Tra l'altro sono tutti shimmer perlati. Ce n'è soltanto uno matte completamente, che è questo rosino chiaro. Ma guardate che belli. Tutti colori estremamente particolari. Non so onestamente se con questa ci farei un look completo, però i colori in sé sono molto belli. Allora, scatolone vuoto e io in mano 3 prodotti, che onestamente sono i miei preferiti in quanto a packaging, almeno di quelli che ho trovato qua dentro. Il primo prodotto è Sephora. Questa è la nuova palettina da 12 ombretti che si chiama Feline Instinct Dark Edition, che quindi contiene i colori scuri. Allora, il pack è di latta ed è tutto ricoperto di chiazze maculate e qui ha questo graffio 3D, pazzesco. Vi faccio vedere i colori all'interno e la genialità di una cosa che contiene. Allora, i colori sono bellissimi, giuro, mi piacciono tanto. Con questa potete farci un look tranquillamente, sia chiaro che scuro. Guardate che meraviglia. E qui abbiamo l'oggetto incriminato che vi stavo spiegando. C'è anche il pennellino e questa è una retina che serve per pulire il pennello dai residui di polvere. Quindi se volete passare da un colore all'altro, vi faccio adesso una prova. Prendete l'ombrettino con il pennello, lo andate ad applicare, quello che rimane sul pennello lo andate a pulire, dopodiché ne prelevate un altro ancora, utilizzate, pulite. Io ho già comprato questo prodotto singolarmente proprio da Sephora, perché lo vendono proprio in un pottino e mi ci trovo benissimo, quindi il fatto che l'abbiano messo in questa palette, vi giuro, mi ha reso proprio super super felice. Poi abbiamo questo kit di Too Faced, che è bellissimo il pack, si chiama Natural Face. Questa è la confezione, è leggermente bombata, non sono riuscita a vederlo, elegante, pesa un sacco, contiene questi prodottini per il viso. Sono più che altro blush, perché sono tutti abbastanza caldini, abbastanza pescati, però ci sono anche dei bei prodotti illuminanti. E la cosa bellissima è che hanno un profumo di caramella, di qualcosa di super dolce che mi fa impazzire. Ultima, dulcis in fundo, di questo video unboxing, questa palette di Too Faced. Io appena l'ho vista sono rimasta
rimasta scioccata più di tutto il resto. È un pack che mi fa morire. È tutto rosa, tutto glitter, dorato. E questa è la palette Then and Now. Vi faccio vedere, è enorme. E all'interno contiene 10 ombretti che loro hanno creato nel 98, tra l'altro l'anno in cui sono nata io. E poi ci sono altri 10 colori che prendono ispirazioni da quelli precedenti, che però sono stati creati nel 2018. E infatti qua dietro abbiamo riportato questa cosa. Adesso ve la faccio vedere aperta perché merita. Questo non ha bisogno di Kira Kira. Guardate qua. Dovreste vederla dal vivo perché brilla tantissimo. E una volta aperta troviamo questo specchio che è gigante. E poi abbiamo i colori incriminati. Questi sopratondi sono quelli del 98, mentre questi sono quelli del 2018. Non vedo davvero l'ora di poterla utilizzare. Anche il logo, la scritta di Too Faced, fa vedere com'era prima, come è qui riportata e com'è dopo, vedete? Troppo carina come idea. Quindi da Sephora è tutto, però io ho da farvi vedere ancora alcune cosette. Due prodotti che mi sono stati inviati da MAC tramite Octoly hanno messo questo gloss, che adesso vi leggo di che linea è, e si chiama New Galaxy ed è della linea Galactic Glitter and Gloss. Tra l'altro lo trovate sempre il link dei prodotti sotto. Io ho scelto questo, che è una roba strepitosa. È a base fredda, a base celestina, con tutti questi glitter celesti viola. Tutto questo sia da solo sia sopra ad altri prodotti. E poi abbiamo un nuovo arrivato in casa MAC, in tutti i sensi, perché è una nuova linea uscita da pochissimo. Non so se è già arrivata qui in Italia. Ed è la linea O Sweetie, che ha tutti questi lip color con il pack fatto a dolcetto, a ciambella, con tutti gli zuccherini. Io ho scelto questo colore che si chiama Coconut Macaroon. Vi swatch anche questo perché è molto bello. Non si asciuga, ma rimane questo effetto glossato di un bel colore pieno. Eccolo qua. Coconut Macaroon l'ho già utilizzato, mentre l'altro, che è un po' più particolare, lo sto tenendo per occasioni speciali che vedrete. Quindi grazie mille MAC. Mi pulisco un attimo le mani e vi faccio vedere le ultime cose che mi sono arrivate da Shein. Così concludiamo in bellezza, ci mettiamo un po' di tutto. 20 minuti dopo sono tornata perché ho dovuto cambiare la batteria, cambiare la memoria. Comunque ci siamo per farvi vedere le cose da Shein, perché questa volta ho azzeccato praticamente tutto. Sono cose super carine, sono tutti vestitini, credo, sì. Come sempre vi lascio il link qua sotto per i capi e vi metto anche le immagini mentre parlo, così capite come vestono. Parto da quello nero, così poi dopo non vi lamentate che ho sempre tutte cose nere, perché stavolta mi sono buttata sul colorato. Ed è un vestitino troppo carino, queste spalline così, e poi alla manica in questo modo con la spallina calata, è bellissimo. Il tessuto è molto coprente, molto bello, e poi veste tutto giù largo, abbastanza aperto, abbastanza in campana. Indossato veste molto bene. Di questo ho preso un M, parentesi che apro e chiudo perché sotto l'ultimo video haul mi pare ci sia stato qualcuno che si è lamentato, perché secondo questa persona o queste persone io dico le taglie per vantarmi in qualche modo, che devo ancora capire, però ok. E io ci tengo a ribadire il concetto che ho anche poi commentato a questa persona, cioè io dico le taglie per un semplice motivo, per aiutare voi, facilitare voi, riuscire a capire che taglia prendere, perché da questi siti è sempre un po' un terno all'otto. Quindi se io vi dico che ho preso la M, magari una persona che si rivede nella mia fisicità prenderà la stessa taglia, se la vuole più piccola, se la vuole più grande, poi così vi basate su questo. Questo è l'unico motivo per cui lo dico. Apro, chiudo, basta. Quindi questo è il primo capo. Secondo capo che adoro, raga, questo credo ci sia di altri colori e se mi veste bene le prendo altri. Preparatevi perché mi vedrete centinaia di foto con questo. A righe, ed è un vestitino a grembiule, quindi la parte superiore è fatta così, con le maniche corte e le frappette, non so come le chiamate. Comunque tutte queste cose colorate. E stesso richiamo anche sulla vita. Mi fa troppo pensare alle vacanze estive. Bello, bellissimo. Penultimo vestitino è questo. In realtà l'avevo preso perché ho un battesimo, ma probabilmente non lo metterò perché è un po' troppo lilla per i miei canoni, però è bellissimo, molto etereo qui sopra, questa parte così velata, un po' vedo non vedo, anzi qui vedete, insomma, manichetta sempre abbastanza così, ed è tutto molto leggero, molto fluttuante, bellissimo anche questo. Comunque mi sono scordata di dirvi che dell'abito con la riga ho preso sempre un M, ma calzano larghi, quindi se volete potete prendere anche una taglia in meno, mentre di questo ho preso un L perché dal sito lo vedevo un po' stretto, però anche
di questo calza giusto, quindi potevo prendere un M. Ultimo capo, questo è l'unico che non ho preso per mio scopo personale, ma mi serve per fare uno shooting in accademia. Praticamente devo fare la donna barbuta, di ispirazione a quella di The Greatest Showman, e non trovavo da nessuna parte un vestito simile, e su Shein l'ho trovato. Questa fa parte della sezione taglie forti, infatti ho dovuto prendere una 0XL, che penso sia un XL, e è fatta in questo modo, ma questo secondo me nella foto lo vedete meglio, perché così non riesco a farvi capire. Però è un sacco figo, cioè l'ho provato anch'io, perché logicamente mi sta un po' largo la gonna, però è stupendo, cioè non pensavo. Detto ciò, il video haul barra unboxing barra quello che ho ricevuto è finito, vi ho fatto vedere tutto, non ho più da farvi vedere niente. Spero vi siano piaciuti, mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate dei prodottini che devono uscire da Sephora, di questi vestitini. Vi aspetto di leggere tutti i vostri commentini, mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi e mettete un bel pollice in su. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!